Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Eccoci qua con la nuova trasmissione, cari amici. Alieni, siriani e Gesù. Non è colpa mia, cari amici, non è colpa mia se devo trattare questi argomenti. Sono sempre i miei amici telespettatori che mi chiedono di parlare di questi argomenti. Io non ci posso fare niente. Vedete qua, lo vedete questo simpatico amico? Gli alieni e il Cristo. Professore, cosa ne pensa di questo video? Va bene, eccolo qua. Eccolo qua, Gary. Cosa ci posso fare io? Non riesco a leggere un nickname, leggetelo voi, per me che siete più giovani. Eccolo qua. Io apro il link. Apro il link e trovo questo video. Sì, di Marina Tonini mi ero già occupato tempo fa, sempre su sollecitazioni di telespettatori, perché Marina Tonini aveva detto di aver visto un alieno, degli alieni, non lo so. Vabbè, fermiamoci comunque a questo video. E Marina Donini dice, vedete che c'ha il coso qua, un alieno vicino a Gesù, lo vedete? Lo vedete come l'alieno è fatto così, è vicino a Gesù, cari amici. E in questa intervista dice che Gesù è una grande figura, è certo che è una grande figura Gesù. Ed è in contatto con i siriani. Quindi io ho imparato che esiste una nuova specie di alieni che si chiamano siriani. Però il caso vuole che proprio questa mattina, oggi è domenica 10 giugno 2012, io aprendo il giornale ho trovato questo articolo. Questo è il quotidiano torinese La Stampa, vedete, cari amici? Domenica 10 giugno 2012, siamo a pagina 35. Stranamente gli alieni continuano a tacere. Allora, vediamo un po' un'occhiatina all'articolo. La ricerca di intelligenze extraterrestri non dà risultati, anche se ispira film e saggi, e dico io anche se ispira e video di questo tipo. Come spiegare questo silenzio? Incipit. Per 35 anni Jill Tucker ha diretto la caccia agli extraterrestri. Ora va in pensione senza aver trovato nessuna traccia di alieni. Poi si continua. Eppure, da quando nel 1960 Frank Drake per la prima volta usò un radiotelescopio nella ricerca di segnali intelligenti, non abbiamo trovato nient'altro che un grande silenzio. E Enrico Fermi, gli esperti evocano la laconica domanda che Enrico Fermi pose nel 1950. Dove sono? Dove sono? Io ho sempre detto, non ho detto dove sono, io mi sono sempre limitato a dire che casomai ci fossero, essi alieni, intelligenze extraterrestri, non hanno mai aperto un'ambasciata qua sulla Terra. D'accordo? Cari amici, vedete? Stranamente gli alieni continuano a tacere. Vabbè, ci saranno, ma ci saranno. Però se ci conoscono. E non si sono mai degnati di venire qua giù in maniera, come si dice, educata. Vengono giù e aprono un'ambasciata. Dov'è il problema? E allora che si continua, cari amici, con questa follia collettiva che denota la grande infelicità dell'animo umano. E si fa di tutto, si fa di tutto per sfuggire all'angoscia della morte. Di tutto si fa, di tutto. Non solo sono state create le religioni che ci promettono l'immortalità, magari può
pure in paradiso, però c'è pure l'inferno, eh. Bisogna stare attenti con le religioni. L'immortalità in paradiso. E si fanno questi video qua, questa signora che appunto dice che è in contatto con i siriani, adesso rilascia questa mesta intervista, verso la fine della quale parla di Gesù, che Gesù è stato un grande uomo, Buddha, Gesù, Socrate. Buddha, Gesù e Socrate non hanno scritto nulla, il loro messaggio è stato tramandato dai loro discepoli. Però Gesù è in contatto con i siriani. E io ho sobbalzato sulla sedia quando ho sentito la parola siriani. Ma ho voluto poi ascoltare meglio. Ma se parla di Gesù in contatto con i siriani, mi sono detto di certo la parola siriani non è riferita agli abitanti della Siria. Sarà riferita agli abitanti della stella Sirio. E infatti poi ha continuato, ha spiegato meglio, vedete, c'è il volto di Gesù e lì accanto c'è la testa di un siriano. Io che vi devo dire, cari amici, questa è la situazione e continuiamo a pensare all'aldilà e ci sfugge l'aldiquà. E qual è l'aldiquà? Attualmente in Occidente è questo qua. In Italia ci sono 630.000 posti da coprire e le offerte tutte per cuochi e badanti. Ovviamente a cuochi, badanti e baristi, però restano vacanti. Questi semmai saranno coperti questi posti dagli extracomunitari. Perché ci sia una disoccupazione giovanile che va alle stelle, però nessuno mai, nemmeno i sindacati, riflettono che in Italia ci sono 630.000 posti da coprire. Io vi sto leggendo questa statistica che è apparsa sul quotidiano torinese La Stampa di sabato 2 giugno 2012. Disoccupazione giovanile in tutta Europa ci sono centinaia di migliaia di posti da coprire, perché la situazione non è mica solo per questo, riguarda l'Italia, questi 630.000 posti da coprire riguarda l'Italia, ma è così anche altrove. La disoccupazione giovanile è del 35% in Italia, più del 50% in Grecia, più del 50% in Spagna e più del 20% nel Regno Unito. E anche nella Germania la disoccupazione giovanile raggiunge l'8%, parlo di disoccupazione giovanile. E si parla degli alieni, dei siriani. Intanto in Italia ci sono 630.000 posti da coprire, le offerte tutte per cuochi e badanti. Si spera che gli alieni ci diano da mangiare, si spera sempre. Siccome non abbiamo voglia di rimboccarci le maniche per guadagnarci il pane quotidiano, allora si tirano in ballo gli alieni, ma non saranno gli alieni a trovarci il posto di lavoro, non saranno neanche gli alieni a rimettere a posto il default occidentale, che io ho descritto già a partire da un mio video di 3 anni fa, intitolato Occidente Default, Occidente Default. Ecco qua, questa simpatica signora probabilmente se ne sta in casa tutta triste, non ha voglia di lavorare, e che fa? Ci parla di Gesù, che però è in stretto contatto con gli alieni siriani, perché non basta già che ci sia Gesù col suo messaggio, no, ci deve essere pure un collegamento con gli alieni siriani. Ecco com'è la situazione, cari amici, ed è anche così la situazione. In Italia ci sono 630.000 posti da coprire, le offerte tutte per cuochi e badanti. Va bene, cari amici. Occidente default. E poi si va a parlare degli alieni siriani. Va bene, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.